Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere l'unboxing di due prime uscite eccezionali. Una macchina, vi posso già dire, suggerire un modello, forse avete ben capito che cos'è, e lo apriamo insieme, quindi scopriremo all'interno che cosa c'è. È una sorpresa, quindi scriverò anche qua nel titolo che è una sorpresa. Ovviamente non dico cos'è finché che non lo vedete, lo dovete vedere per sapere che cos'è. Allora, apriamo, mi è arrivato ieri intanto, cioè lunedì, esatto. Guardate che cos'è questa macchina qua, che inizierò a fare un modellino nuovo della De Agostini. Adesso dico tutto, mi sono abbonato con questo qua, quindi farò anche questo con l'abbonamento con carta di credito, che così non pago le spese di spedizione che sono 2,90 euro. Io ho speso 5,50, anzi di 2,90 euro in più, se no spendevo un sacco. In questa uscita, la prima uscita, monteremo questa calandra qua sotto in plastica, ho notato, e vi danno anche il cassavita. Adesso lo vediamo meglio nel dettaglio. Questa è guida all'opera. Questa è una macchina molto bella che diventerà grande così, è arancione e nera. E questa a me mi piace la particolarità di questo, che è alzabile tramite un pulsante interno, da quello che ho capito, e si può anche togliere, da quello che ho capito, poi non so se ho capito bene. Ovviamente sarà in metallo questo pezzo, e anche in metallo è una macchina. Questa va abbastanza come macchina, è la Bugatti Chiron, comunque non ve l'ho detto. Scheda tecnica auto, potenza 1200 cavalli, coppia massima 1500 nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, è una bestia di velocità. Velocità massima su strada 415 km/h, quindi ti supera, sfreccia come non so che cosa. A me le macchine che vanno veloci tipo queste mi piacciono un sacco, e da corsa anche, da costruire. L'alettone posteriore estraibile. E poi la De Agostini mi ha menzionato su Instagram, sulla mia pagina, questa qua inerente al modellismo e gaming, come qua su YouTube, e mi ha fatto praticamente la storia, me l'ha messa la De Agostini, e due mi hanno seguito, follower, e veramente sono contento. E una addirittura mi ha chiesto anche dei consigli su questa macchina, che deve fare un regalo. Beh, non sto a specificare molto, comunque sono stato veramente contento. Quindi saluto alla De Agostini, veramente, che fa dei bei modellini, e dovete ringraziare a loro se fanno questi modellini e ce li permettono di fare. Questa è uscita in Francia e tempi indietro, quindi noi in Italia siamo molto indietro, si sa questo, e adesso ecco l'abbonamento. Questa macchina uscirà in edicola a gennaio-febbraio circa, giù di lì. E nello short, come avete potuto vedere, avete anche visto l'uscita, che dopo vedremo e monteremo. Questo è un unboxing che parla un po' delle informazioni della macchina e un po' di storia, quanto costa l'abbonamento, eccetera. Dopo le vediamo man mano. Adesso vediamo i componenti della macchina più importante. Allora, tipo l'alettone posteriore estraibile, come potete vedere, che vi ho detto, che a me mi piace un sacco, particolarità molto bella, oppure in plastica, bisogna vedere quando ci arriverà il passo. Secondo me è una delle ultime uscite, sono 120 uscite, la prima costa 50 centesimi, la seconda 6 euro da quello che ho capito, dalla terza in poi 11 euro, ma io la ricevo gratis perché sto facendo l'abbonamento, quindi avrò il prossimo pacco con terza, quarta e quinta, che pagherò 11 euro mi pare, una sciocchezza, o 22, una roba del genere. Poi dal terzo pacco pagherò 47,50 euro come kit uguale. Kit ha avuto dei problemi, quindi lasciamo ben stare. Praticamente lo sterzo si è spaccato, è successo un massallo, praticamente in piccole parole dovrò ricomprare l'uscita numero 10, quindi mi fermerò per un bel po' con kit, mi sa, e proseguirò con gli altri modellini. Quindi non è
cioè non dite che non lo faccio più, dite che lo faccio continuo, state tranquilli, basta recuperare quell'uscita o su prima edicola o che lo rimanda, me lo rimanda la D'Agostini, che non credo, gli ho mandato un'email prima dicendo guardate, si è spaccato un passo di quell'uscita, siccome è metallo è ancora più difficile, mi si è piegato proprio e si è spaccato, ragazzi, oggi mi sono usato per togliere una vite che aveva incollato. L'altra, quella dello starso, ce l'ho fatta, ho scavato con la colla, alla fine dopo con il trapano ci ho dato il buco e dopo la vite si è scollata e bene, quello è andato, era più facile, e quindi ho sbagliato anche il passo da mettere, un macello è successo, ve lo spiegherò man mano che lo faremo kit, quando rifaremo kit ve lo dirò, che sarà fra 2 mesi, 1 mese massimo, dipende anche da quando lavoro eccetera, tante cose. Motore rifinito nei minimi dettagli, cioè in questa, ritorniamo con la Bugatti adesso, quindi è un motore che va con la, come la DeLorean, cioè di dietro, non davanti. Questo è l'abitacolo riprodotto in ogni particolare, quindi fantastico, luci eccetera che si accenderanno, e estetica mozzafiato, pannelli della carrozzeria in metallo, poi c'è qua, vediamo, le portiere, cofani, ruote, sterzo e luci perfettamente funzionanti, quindi lo sterzo gira, e il cofano, i due cofani che sono uno davanti e uno di dietro si aprono, e le ruote starsano, lo starso gira con le ruote, le portiere e si aprono, forse fanno anche qualche lucina come potete notare, forse, e luci perfettamente funzionanti, quindi ci sono anche qua le lucine, mi pare di vedere, anche di dietro, dello stop e dei fari, come vedete anche qua nella figura, che monteremo in un'altra uscita, però non vi posso dire molto, non posso spoilerare, quindi in questo video farò vedere la prima uscita solo, nel successivo tra 2 settimane che uscirà il prossimo, visto il fatto che sono 2 o 3, dipende anche quando parte l'altro pacco, e farò la seconda uscita con calma. Adesso monteremo la prima uscita in un altro video. Questa è la box, l'esclusivo modello della Veyron, fedele all'originale in ogni dettaglio, e poi c'è la sigla Bugatti, e praticamente diventerà 56 cm questo bestione qua. Le portiere si aprono, qua dice, il pannello posteriore si apre per poter ammirare il motore V16, ovviamente, scala 1.8, carrozzerie in metallo. I sedili sono ribaltabili, quindi all'interno sono ribaltabili, il cruscotto è riprodotto fedelmente, il volante e lo sterzo sono funzionanti, ovviamente. I pannelli della carrozzeria sono in metallo, il cofano si apre, le luci degli stop sono attive, i fari si illuminano. L'auto è in metallo ad alta qualità, con qualità ABS. Allora, poi facciamo così che vediamo. C'è la guida e montaggio, in ogni fascicolo le istruzioni chiare e dettagliate con le foto e gli schemi completi per costruire passo passo la tua Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. In edicola, come vi ho detto, se mi può interessare lo ripeto, ci sarà da gennaio febbraio, in quei mesi. Io non la faccio in edicola, la faccio con l'abbonamento, perché ci danno anche dei regali che adesso vedremo, ulteriori regali. Intanto la trasuscita non la pagate, ve la regalano con il secondo invio, e vi danno anche la quarta e la quinta, o la quarta, non mi ricordo. Questa doveva costare 23,98 euro, questa uscita qua, e con il primo invio, invece no, perché la terza ve la fanno in regalo, se no, se erano 3 pagavate così, ma invece 5,50 euro, perché la seconda costa 5 euro, costa
vedete qua c'è scritto 5 euro a seconda prima 50 centesimi e 11 euro dalla tassa in poi. E tanti altri fantastici regali, per esempio il raccoglitore per i fascicoli, una tassa esclusiva e un portachiavi che è molto molto bello. In più, io l'ho fatto, vi danno anche con De Agostini Premium la teca da disporre per fare la bellina, come kit sto facendo, e come Iron Man ci sarà la base elettronica. Le spese di spedizione gratis più un regalo speciale se paghi con carta di credito, ti danno questa fantastica macchina scala 1.43, la fantastica EB110, una leggenda della storia Bugatti moderna, quindi sempre una Bugatti però in scala 1.43 ve la danno se paghi con carta di credito solo, se non la paghi non ve la danno se la paghi con i bolletti. Quindi ci sono regali aggiuntivi se pagate con la carta di credito. Io vi consiglio con carta di credito e premium per i veri appassionati, c'è scritto. Allora, questo è il primo numero, lo vediamo un attimo velocemente, ma lo vedremo anche nella prossima uscita, quindi adesso non bisogna montare, era solo un unboxing per far vedere l'uscita, che cosa c'è e i prezzi. Allora vi faccio vedere intanto la prima uscita. Adesso posto un attimo questo che non ci serve più. Vedete, ci danno un cacciavite dorato, falso ovviamente perché non è vero, o oro, e questo è in plastica, quindi la calanda davanti e anche questo. Questa ci sono le due griglie, no? E lo stem, eccetera, e in plastica mi sa che sia. Dopo lo vedremo, quindi aspettate un secondo che faccio l'altro video in cui monteremo questa uscita e vedremo anche il fascicolo. Quindi iscrivetevi al canale qua sotto se il video vi è piaciuto, commentate sempre qua sotto, attivate la campanella per le notifiche e mettete un bel like se il video vi è piaciuto. Voglio tanti like. Ciao, al prossimo video. Ciao a tutti, prossimo.